Allora, oggi vi parlerò di biomimesi. Cos'è la biomimesi? Biomimesi dal greco bios, che vuol dire vita, mimesis, imitazione, è un approccio scientifico abbastanza nuovo, rivoluzionario, scusate, abbastanza nuovo, rivoluzionario, per cui anziché cercare di controllare la natura e cambiarla a vantaggio dell'uomo, in questo approccio in realtà si cerca di fare in modo da imitare la natura per ottenere dei vantaggi da parte dell'uomo. Quindi esempi ce ne possono fare parecchi. Noi abbiamo per esempio uomini che sono diventati ricchi inventando il velcro, osservando i semi della bandana che presentano degli uncini che si appiccicavano un po' ovunque sui vestiti. Un ingegnere svizzero, Giorgio de Mistral, ha inventato il velcro appunto e ha fatto i soldi. Ma è possibile applicare l'approccio biomimetico anche ad altre questioni più complesse, come per esempio spiegare l'amore tra gli uomini? Beh, a mio avviso sì. Supponiamo di considerare il legame chimico. Il legame chimico può avvenire tra atomi molto diversi tra di loro. Noi abbiamo per esempio il cloro e il sodio. Il cloro ha una forte tendenza ad attirare verso di sé gli elettroni, è molto elettronegativo, mentre il sodio al contrario ha una tendenza a perdere gli elettroni. Di conseguenza, quando questi due atomi si incontrano, uno di loro diventerà un anione, il cloro, si prende l'elettrone, lo strappa, diciamo che è più egoista, mentre l'altro lo cede, è più altruista. Tuttavia, l'anione e il catione, l'ione positivo e l'ione negativo, si legheranno insieme a formare il sale, la cucina che tutti voi conoscete. Bene, nelle coppie tra gli uomini abbiamo esempi di questo, quando ci sono due, un uomo e una donna, per esempio uno è molto più altruista e l'altro è molto più egoista, però stanno lo stesso bene assieme. Analogamente ci sono uomini e donne che invece fanno sempre le cose assieme, sono molto simili tra di loro, forse coppie un po' più pallose, però esistono analogamente legami di tipo diverso dal legame ionico, per cui la forza che viene non è elettrostatica come nel legame ionico, ma si chiamano legami covalenti, cioè in cui gli elettroni da parte di due atomi, per esempio il cloro va con l'idrogeno, si forma l'acido cloridrico, in questo caso gli atomi nella molecola stanno assieme tramite legame covalente, quindi è un legame di compartecipazione. In natura poi abbiamo nel legame chimico anche il legame omopolare, quindi legame tra un atomo di idrogeno e un altro atomo di idrogeno, un atomo di azoto e un altro atomo di azoto, quindi abbiamo un legame tra elementi uguali. Bene, la prossima volta che qualcuno vi chiederà ma le coppie omosessuali sono contro natura, cercare di rispondere con un approccio biomimetico. Grazie.